Nella categoria Under 17 il Napoli non ha mai conquistato neanche la qualificazione ai playoff da quando è stata introdotta la divisione tra le squadre di Lega Pro e quelle di A e B. A 7 partite dalla fine, gli azzurrini sono vicini ad un risultato storico, l'accesso diretto alla Final Eight. Con la vittoria odierna, il Napoli ha legittimato il secondo posto, con 7 punti di vantaggio sul Palermo, la principale inseguitrice dei ragazzi di Carnevale. Nelle file azzurre mancava Gianluca Gaetano, impegnato al torneo Development Cup con la nazionale Under 16, ma stavolta, a differenza delle 3 gare in cui il bomber azzurro era assente per squalifica, il Napoli porta a casa la vittoria. L'approccio alla gara non è esaltante. Il Frosinone chiude bene gli spazi. Il Napoli fa fatica a muovere la palla con velocità e ad aprire le maglie della difesa avversaria. Al 13° ci prova Micillo a far male al Frosinone. La sua conclusione, dalla distanza, è deviata. La traiettoria sembra diretta all'incrocio dei pali, ma Palombo si supera e devia il pallone in calcio d'angolo. Al 14° è Sheper a spaventare il Napoli. Il portiere azzurro su un traversone alla sinistra si fa scappare la sfera in uscita. Palmieri potrebbe approfittarne, ma è provvidenziale l'intervento di Riccio. Al 25° il Frosinone va a segno. Palmieri, il capocannoniere del girone C, con 16 reti, va al tiro alla distanza, deviato da Bartiromo. Oblak batte Sheper, ma la terna arbitrale ravvisa la netta posizione di fuorigioco dell'attaccante del Frosinone. La partita si sblocca al 31°. Fa tutto Micillo, che raccoglie palla al centrocampo, va in percussione per le vie centrali, arriva al limite dell'area e sfodera un tiro di sinistro che si insacca nell'angolino alla destra di Palumbo. Il centrocampista azzurro segna così il quinto gol stagionale, il terzo nelle ultime 3 gare. Il Frosinone accusa il colpo e non riesce a reagire. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per il Napoli. Nella ripresa la formazione Ciaciara è costretta ad attaccare per cercare di recuperare la gara. Si aprono gli spazi e il Napoli è molto più incisivo. Al primo minuto è ancora Micillo a guidare la transizione offensiva. La mezzala azzurra entra in area di rigore, salta 2 avversari e crossa al centro. Riccio devia il pallone, Mentana calcia a botta sicura, ma trova l'opposizione di Capogna che evita così il raddoppio azzurro. Al terzo è ancora Mentana a mettere in difficoltà il Frosinone. Pelliccia verticalizza, il bomber azzurro controlla il pallone e sfodera un bolide sul primo palo. Palombo soppone e deve la conclusione in corner. Al nono è ancora Mentana a rendersi pericoloso. Volpicelli ruba palla e inventa un preciso pallonetto. Il centravanti azzurro calcia a rete di sinistro al limite dell'area. La sfera termina di poco alta sopra la traversa. Al 14° si rivede il Frosinone nella metà campo del Napoli e Palmieri a proporsi sulla sinistra e a realizzare un cross teso. Sheper smanaccia e poi Micillo riesce a portare fuori il Napoli dalla propria area di rigore. Al 28° l'episodio che potrebbe cambiare la gara. Ripartenza del Frosinone nata da un calcio d'angolo per gli azzurrini. Palmieri vince il duello con Calabrese e manda De Cicco verso la porta di Sheper. Micillo lo stende. Il fallo avviene molto lontano dalla porta. Calabrese stava tentando di recuperare. L'intervento meriterebbe il cartellino giallo, ma l'arbitro Marotta sceglie la via della severità ed espelle il numero 10 del Napoli. Gli animi si surriscaldano, Russo subisce un brutto fallo, si fa sentire l'allenatore Carnevale. È provvidenziale l'intervento del dirigente Davide Iorio per evitare eventuali provvedimenti del direttore di gara. L'espulsione non mette in difficoltà il Napoli, che si organizza e continua a condurre la partita con serenità, e al 33° trova anche il gol del 2-0. Calabrese anticipa Palmieri, Pelliccia guadagna il fondo sulla fascia destra, va al cross, dal dio sul secondo palo di testa, spedisce il pallone nell'angolino e mette in cassaforte il successo degli azzurrini. Sul 2-0 ci può stare un po' di eccessiva tranquillità in casa Napoli, e così al 40° il Frosinone ha la chance per accorciare le distanze. È impreciso l'appoggio di Mattera, intercetta il pallone Cancelli, che va al tiro dal limite dell'area, ma la sua conclusione si spegne a lato. Finisce 2-0 a Sant'Antimo. Il Napoli ritrova la vittoria interna che mancava dal successo del 29 novembre scorso contro il Bari. È il terzo trionfo consecutivo per i ragazzi di Carnevale che proveranno domenica prossima a continuare la propria corsa sul campo del Perugia, oggi vittorioso per 3-0 in trasferta contro la Ternana.